Buongiorno a tutti dal vostro Morisan. Bene ragazzi, abbiamo preparato un bell'articolo, abbiamo letto un articolo per voi che parla di Mister Francesco, il Papa. L'articolo intitolato Chi è davvero Francesco I, il nuovo Papa, è stato pubblicato sul portale destatevi.org ed è stato scritto da Ayati Varotto. L'articolo fornisce un brevissimo excursus storico di quella che è la carriera ecclesiastica di Bergoglio, per poi analizzare nel dettaglio il movimento gesuita, i principi che ne guidano l'azione e la sua organizzazione interna, fino a descrivere con precisione il rituale del giuramento di induzione gesuita. In questo video ci siamo concentrati sulla prima parte dell'articolo relativa alla descrizione dell'ordine dei gesuiti e dei suoi rituali. In un prossimo video, invece, vi parleremo dei legami tra gesuiti, massoneria e illuminati. Buon ascolto dal vostro Morrison. Chi è veramente Francesco I, il nuovo Papa? Jorge Mario Bergoglio è stato eletto 266esimo Papa della Chiesa Cattolica. Bergoglio è nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, in Argentina. Il primo di cinque figli di una famiglia di origine italiana, piemontese per la precisione. Suo padre lavorava nelle ferrovie. È entrato nella Compagnia di Gesù nel 1958 a 22 anni e ha studiato chimica oltre a filosofia e teologia. Parla bene l'italiano oltre allo spagnolo e al tedesco. È stato ordinato sacerdote nel 1969, ottenendo nel corso degli anni posizioni importanti nell'ordine gesuita, poi nel clero argentino e parallelamente in diverse congregazioni della Curia romana, semplificando i vari ministeri in cui è organizzata la Chiesa cattolica. Fu nominato arcivescovo di Buenos Aires nel 1998 e poi cardinale da Giovanni Paolo II il 21 febbraio 2001. Con circa 480 milioni di fedeli, l'America Latina è il continente con il maggior numero di cattolici nel mondo, circa il 40%, anche se prima di oggi non aveva mai espresso un pontefice. D'altra parte, solo il 17% dei cardinali elettori era latinoamericano. Come si è detto sopra, Bergoglio è entrato nella Compagnia di Gesù, che è un ordine gesuita, e ha ottenuto posizioni importanti in quest'ordine. Infatti, nel 1973 venne nominato provinciale d'Argentina per la Compagnia di Gesù. In questa veste, Bergoglio divenne il gesuita di più alto livello nel paese durante la dittatura militare guidata dal generale Jorge Videla. Quindi Bergoglio, il nuovo papa della Chiesa Cattolica Romana, è un gesuita di livello importante nell'ordine dei gesuiti. Ma chi sono i gesuiti? I gesuiti sono un ordine all'interno della Chiesa Cattolica Romana che viene chiamato anche Compagnia di Gesù e il cui capo è soprannominato Papa Nero per l'enorme potere che esercita in Vaticano, fino al punto che secondo degli ex gesuiti è lui che controlla le gerarchie vaticane e la Chiesa Cattolica Romana. Il fondatore di quest'ordine fu uno spagnolo di nome Ignazio Loyola. Costui, assieme a 10 suoi amici che gli aveva reclutato per formare un ordine che doveva avere come obiettivo la conversione degli infedeli, dopo aver assieme a loro redatto gli statuti della loro società ed averla chiamata Compagnia di Gesù, ne chiese l'approvazione a Paolo III, il quale gliela accordò il 17 settembre del 1540. Ai tre voti ordinari di castità, di povertà e di obbedienza, la società ne aggiunse un altro. Essa giurava di votare la sua vita al servizio costante di Cristo e dei papi, di combattere sotto la bandiera della croce, di servire solo il Signore di Romano Pontefice, suo vicario in terra. Essa si impegnava ad obbedire al Papa e ai suoi successori in tutto quanto concerneva la salvezza delle anime e la propagazione della fede, qualunque fossero i paesi dove gli avrebbero condotti gli ordini di sua santità. Così il Papa si trovò a sua disposizione un ordine pronto a tutto pur di difendere i suoi interessi, che in quel tempo erano fortemente attaccati dai protestanti, le cui idee si erano diffuse per tutta l'Europa. L'ordine era strutturato gerarchicamente. Al suo vertice c'era il generale. Egli aveva il diritto di fare le costituzioni e le regole, conferiva tutte le cariche, regolava ed ordinava a suo piacimento tutta la società. Tutta l'autorità dei provinciali e degli altri superiori dipendeva da lui. Poteva dispensare dalle costituzioni e dai voti. Insomma, era un monarca assoluto a cui tutti dovevano un'obbedienza cieca.
Il primo generale fu Ignazio Loyola. Il corpo della compagnia era composto da quattro categorie o gradi. La prima categoria o grado era quella dei preti professi che avevano pronunciato i tre voti solenni di povertà, castità e obbedienza e aveva fatto uno speciale voto di ubbidienza al Papa. Anche se tutti i gesuiti erano tenuti ad ubbidire al Papa, i preti professi facevano questo particolare voto. Solo i gesuiti di questa categoria potevano accedere alla carica di generale e ai posti immediatamente inferiori. La seconda categoria o grado era costituita da preti che prendevano i voti semplici, non solenni, e che non pronunciavano il quarto voto al Papa. Erano chiamati coadiutori spirituali. Il terzo grado era quello dei fratelli laici. Questi non diventavano mai preti, ma prendevano i tre voti semplici ed erano incaricati del lavoro manuale nelle case, cucinare, pulire, eccetera. La quarta categoria era quella dei giovani allievi, generalmente chiamati scolastici, perché la loro preparazione avveniva attraverso le varie scuole del sapere. Alla fine dei loro studi venivano ordinati preti e, a secondo dei loro progressi, entravano tra i professi o tra i coadiutori spirituali. Per entrare nell'ordine occorreva prima seguire un periodo di noviziato che durava 2 anni, durante il quale il novizio era sottoposto ad una dura disciplina perché doveva perdere la sua individualità e mettersi interamente nelle mani del suo superiore. Chi riusciva a superare il noviziato prendeva i tre voti semplici. Alcuni restavano fratelli laici, altri continuavano come scolastici per diventare professi o coadiutori spirituali. Alla fine dell'istruzione pronunciavano i voti finali. I professi aggiungevano anche il quarto voto speciale. Gli effettivi della compagnia erano organizzati in province in cui si trovavano le diverse case dell'ordine, che erano di 6 tipi: le residenze, per scrittori, studiosi, superiori locali, membri a riposo o malati, le case di studio, per giovani gesuiti, un noviziato, dove venivano esaminati e preparati gli aspiranti della provincia, e poi c'erano scuole e collegi destinati all'educazione dei laici e case per il ritiro spirituale, dove i laici andavano in cerca di aiuto spirituale o per compiere delle devozioni. Ogni casa aveva un superiore, sotto cui c'erano altri superiori intermedi, e al di sopra di tutti i superiori delle case della provincia c'era un provinciale, e al di sopra di tutti i provinciali c'era un assistente che risiedeva a Roma con il generale. Ad ogni gesuita era richiesto di ubbidire incondizionatamente al suo superiore, qualunque cosa egli gli ordinasse. Infatti, nel libro delle regole dei gesuiti, dal titolo Regule Societatis Jesu alla Costituzione numero 36, si legge: ciascuno persuada se stesso che coloro che vivono sotto la obbedienza sono condotti e diretti dalla divina provvidenza e che perciò debbono lasciare che i superiori lo trattino come se fosse un cadavere, che si lascia far tutto senza lagnarsi, ovvero come il bastone di un vecchio, il quale colui che lo tiene in mano se ne serve quando, dove ed in qualunque cosa egli vuole. Il gesuita doveva vedere nella persona del superiore Gesù stesso. Nella regola numero 16 e 18 si legge: non guardate nella persona del superiore l'uomo soggetto ad errare e sottoposto alle umane miserie, ma riguardate in lui la stessa persona di Cristo, che è somma sapienza, immensa bontà e carità infinita, il quale né può essere ingannato né può voler ingannare voi. E siate certi che seguendo la volontà del superiore, voi seguite con tutta certezza la divina volontà. Voi dovete fermamente credere che tutto quello che il superiore comanda è precetto e volere di Dio. Con simili regole è chiaro che il gesuita ritenesse il suo superiore infallibile e perciò disubbedirgli per lui avrebbe significato disubbedire a Dio. E poi che il superiore si trovava nei confronti di coloro che erano le sue dipendenze in una posizione che gli permetteva di far loro tutto quello che avrebbe voluto senza essere contraddetto. Inoltre, affinché il superiore conoscesse bene i suoi schiavi, alla Costituzione numero 40 era prescritto al gesuita che entrava nella compagnia che egli debba manifestare al superiore tutta la sua coscienza con grande umiltà, purità e carità, non nascondendo nulla di quello col quale avesse potuto offendere Dio, e renda ad esso, o a chi sarà da lui deputato, un intero conto della sua vita precedente, ed ogni 6 mesi renda poi lo stesso conto incominciando dall'ultimo. Il gesuita aveva inoltre l'ordine di non riferire agli esterni le cose dell'ordine. Le regole comuni numero 38 e 39 dicono infatti: nessuno riferisca a quei di fuori quello che si fa o si pensa fare tra noi. Nessuno, senza espressa licenza del superiore, comunichi le nostre costituzioni, i nostri libri, ovvero scritti nei quali si contengono le nostre ordinazioni o privilegi. Nessuno dia
o mandi fuori le istruzioni spirituali, le meditazioni o gli esercizi della società. L'ordine si proponeva di convertire al cattolicesimo gli eretici e i pagani tramite la predicazione, l'insegnamento e la confessione. Esso affermava di fare tutto ad maiorem Dei gloriam, a maggiore gloria di Dio, il che significava a maggiore gloria del papato, perché per i gesuiti glorificare il Papa, per loro il vicario di Cristo sulla terra, significava glorificare Dio. Ecco perché diversi papi concessero loro tanti privilegi e li appoggiarono, perché la loro opera tendeva a consolidare ed estendere il dominio del papato nel mondo. Ma nello stesso tempo, e questo lo si deve ben tenere presente, l'ordine procacciava pure i suoi propri fini, che erano quelli di voler dominare il mondo e arricchirsi. Ma l'ordine affermava altresì che per raggiungere i propri obiettivi erano leciti tutti i mezzi, anche quelli illeciti, o come esso affermava, tutti i mezzi erano indifferenti e quindi la menzogna, l'astuzia, il furto, la frode, la violenza, eccetera, erano consentiti. Aveva una morale che giustificava il peccato con ogni sorta di sofismi, così che l'aborto, l'omicidio, l'adulterio, il furto, il duello, la menzogna, la doppiezza, l'idolatria, l'impurità erano permessi in svariate circostanze, e se non diventarono proprio delle virtù, di certo venivano fatti passare per delle lievi colpe o per cosa da nulla. Insomma, il peccato nelle mani dei gesuiti divenne irriconoscibile e nei loro libri introvabile. Per cui, con le loro lusinghe, si acquistarono il favore di coloro che prendevano piacere in ogni sorta di peccato, perché questo era il loro scopo. Volgere più persone dalla loro parte per dopo spogliarle dei loro beni se erano ricche e se in posti di autorità per usarsi di loro per estendere la compagnia nel loro paese. La diabolica massima, il fine giustifica i mezzi, era ed è l'essenza del gesuitismo. Si insediarono alle corti dei re e dei principi sia come predicatori che come confessori e riuscirono con la loro astuzia ad avere da loro il permesso di aprire collegi ed altre istituzioni e a persuaderli a distruggere quelli che per loro erano degli eretici. In Italia aprirono diversi collegi, furono protetti dai principi e presero parte ai massacri dei Valdesi, sia al nord che al sud Italia. Anche nelle altre nazioni aprirono dei collegi. E si cattivarono l'amicizia di imperatori e principi, facendogli credere che cercavano il loro interesse, per indurli a favorire la loro società e sterminare i protestanti. Quando qualche re dimostrava di favorire il protestantesimo a danno del cattolicesimo o di non gradire la compagnia di Gesù nel suo paese, essi erano pronti a toglierlo di mezzo o ad incoraggiare altri a farlo, perché anche questo era permesso ad maiorem Dei gloriam. Suarez, uno dei loro teologi più conosciuti, disse infatti che un re eretico prima può essere deposto e dopo, se continua a regnare, può essere legalmente ucciso come un tiranno. Ecco le sue parole. Ma però, data che è la sentenza, il sovrano è decaduto dal trono, sicché per giustizia non può più possederlo. Fin da allora, dunque, può essere trattato come un tiranno e come tale, da qualunque privato, può essere ucciso. Questa diabolica dottrina si chiama regicidio. Alcuni esempi che confermano questo loro modo di agire sono i seguenti. Baldassarre Gerard, l'assassino di Guglielmo d'Orange, confessò che aveva partecipato la sua intenzione al rettore del collegio dei gesuiti di Trèves. Il rettore l'aveva approvata, gli aveva impartito la benedizione, assicurandolo che ove avesse perduto la vita eseguendo l'attentato, sarebbe stato compreso nel numero dei martiri. Ma non sempre riuscirono i loro complotti contro i re. Per esempio, il re del Portogallo scampò all'attentato che i gesuiti avevano ordito per ucciderlo e per questo vennero espulsi con la forza dal paese, imbarcati su navi reali e sbarcati sulle coste dello Stato della Chiesa e tutte le loro proprietà furono confiscate. Anche in Inghilterra un tentativo di assassinare il re non ebbe il risultato che essi volevano, perché fu scoperta la mina che doveva far saltare il Parlamento alla sua apertura il 7 febbraio 1605. I tre gesuiti, che erano tra i congiurati, fuggirono, ma furono presi, processati e condannati a morte. L'ordine fu soppresso da Clemente XIV nel 1773, anche se i gesuiti nella pratica continuarono a sussistere in Prussia e Russia, ma fu restaurato da Pio VII nel 1814 e in mezzo a molte polemiche sussiste ancora in seno alla Chiesa Cattolica Romana. La Pontificia Università Gregoriana, il Pontificio Istituto Biblico e il Pontificio Istituto di Studi Orientali, che si trovano a Roma, sono tutti gestiti dai gesuiti.
Giovanni Paolo I, eletto Papa il 26 agosto 1978, aveva un atteggiamento sfavorevole alla Compagnia di Gesù e si proponeva di pronunciare un duro discorso di monito alla Congregazione Generale dei Gesuiti che si sarebbe tenuta a Roma il 30 settembre 1978. Il Papa aveva in mente, se la Compagnia non ritornava ad assumere il ruolo che gli era stato assegnato, di liquidare definitivamente l'ordine. Ma quel discorso non poté tenerlo perché la mattina del 29 settembre fu trovato morto nel suo letto. Giovanni Paolo II, nel 1981, depose l'allora generale dell'ordine, Pedro Arrupe, perché aveva fama di liberale. Costui infatti permetteva la pubblicazione di libri di autori gesuiti che andavano contro gli insegnamenti tradizionali della Chiesa Cattolica, e nominò un altro al suo posto. Il cattolicesimo rimane comunque fortemente impregnato di gesuitismo, perché molti istituti cattolici sono in mano ai gesuiti e là gli studenti imparano la morale dei gesuiti. Molti gesuiti di oggi insegnano apertamente cose che si oppongono alla dottrina cattolica, per esempio approvano l'omosessualità, l'aborto, il sacerdozio delle donne, il coinvolgimento diretto nella politica, mettono in dubbio la divinità di Cristo, l'infallibilità papale, eccetera, per cui non sono affatto ben visti in seno al cattolicesimo. E difatti, nel corso della 35ª Congregazione Generale della Compagnia di Gesù, riunitasi a Roma per eleggere il nuovo preposto generale in sostituzione dell'uscente Peter Hans Kolbenbach, il cardinale Frank Rodé, prefetto della Congregazione Romana che si occupa degli ordini religiosi, ha tenuto un discorso in cui ha ammonito i gesuiti dicendo: «Con tristezza e inquietudine vedo anche un crescente allontanamento dalla gerarchia. La spiritualità ignaziana di servizio apostolico sotto il Romano Pontefice non accetta questa separazione». Ed ancora: «I tempi sono cambiati e la Chiesa deve oggi affrontare nuove ed urgenti necessità. Ne menziono una e la propongo alla vostra considerazione, poiché a mio giudizio è oggi urgente e allo stesso tempo complessa. È la necessità di presentare ai fedeli al mondo l'autentica verità rivelata nella Scrittura e nella tradizione. La diversità dottrinale di coloro che a tutti i livelli, per vocazione e missione, sono chiamati ad annunciare il regno di verità e di amore, disorienta i fedeli e conduce verso un relativismo senza orizzonte». Il seguente è il testo di Jesuit Extreme Oath of Induction, estremo giuramento gesuita di induzione, come registrato nei giornali del 62° congresso, terza sessione, dei registri del congresso degli Stati Uniti, dal quale è stato successivamente strappato. Il giuramento è anche citato da Charles Didier nel suo libro Roma Sotterranea, tradotto dall'originale francese. Il dottor Alberto Rivera, il quale scappò dall'ordine gesuita nel 1967, conferma che la cerimonia dell'induzione e il testo del giuramento gesuita che lui prese parte sono identici a quello che citeremo di seguito. Quando un gesuita di rango minore sta per essere elevato al comando, viene condotto in una cappella del convento dell'ordine, dove ci sono solamente 3 persone presenti. Il superiore principale sta in piedi davanti all'altare. In tutti e 2 i lati ci sono 2 monaci in piedi, uno dei quali tiene una bandiera gialla e bianca, che sono i colori papali, e l'altro una bandiera nera con una daga e una croce rossa sopra un teschio e ossa, con la parola Inri, e sotto di loro le parole Iustum necar reges impius, il significato del quale è: si tratta di sterminare ed annichilare i re, governi o sovrani empi ed eretici. Sopra il pavimento c'è una croce rossa davanti alla quale il candidato si prostra. Il superiore gli porge un piccolo crocifisso nero che il candidato prende nella sua mano sinistra e lo preme sul suo cuore, e il superiore nello stesso tempo gli presenta una daga che lui afferra dalla lama e punta contro il suo cuore. Il superiore, mantenendo la daga ancora dal manico, si indirizza verso il candidato. Il superiore dice: «Figlio mio, ti è stato insegnato ad agire da dissimulatore, di essere un cattolico romano tra cattolici romani, di essere una spia fra i tuoi confratelli, di credere a nessun uomo, di fidarti di nessun uomo, di essere un riformista tra i riformisti, un ugonotto tra gli ugonotti, un calvinista tra i calvinisti, di essere generalmente un protestante tra i protestanti, ed acquisendo la loro fiducia, di chiedere di parlare persino dai loro pulpiti e di denunciare con tutta la veemenza della tua natura la nostra sacra religione ed il Papa, e anche di cadere così in basso da essere un giudeo tra i giudei, che ti sia concesso di raccogliere tutta l'informazione per il beneficio del tuo ordine e come fedele soldato del Papa. Ti è stato insegnato di piantare insidiosamente i semi della gelosia e dell'odio tra gli stati in pace
ed incitarli ad imprese di sangue, coinvolgendoli in guerre l'uno contro l'altro, e di creare rivoluzioni e guerre civili nelle comunità, province e nazioni una volta indipendenti e prospere, e che coltivano le arti e le scienze, godendo le benedizioni della pace. Di prendere parte con i combattimenti, di agire segretamente in accordo con il tuo fratello gesuita che potrebbe essere impegnato nella fazione opposta, ma apertamente in contrasto con ciò a cui sei connesso, che infine sia vincitore la Chiesa soltanto nelle condizioni dettate nei trattati di pace e che il fine giustifichi i mezzi. Ti sono stati impartiti i tuoi doveri da spia, di raccogliere tutte le statistiche, i fatti e le informazioni in tuo potere, da ogni fonte, di ingraziarti la fiducia del circolo familiare dei protestanti e degli eretici di ogni classe e carattere, così come quello del mercante, del banchiere e dell'avvocato, fra le scuole e le università, nei parlamenti e nelle legislature, nelle magistrature e nei consigli di Stato, e di essere ogni cosa per tutti gli uomini, per la causa del Papa, i cui servi noi siamo fino alla morte. Hai ricevuto fin qui tutte le istruzioni come novizio, un neofita, ed hai servito come coadiutore, confessore e prete, ma non sei ancora stato investito di tutto ciò che è necessario per comandare nell'esercito di Loyola, nel servizio del Papa. Devi prestarti al tempo appropriato come strumento ed esecutore, così come indicato dai tuoi superiori, poiché nessuno qui può comandare senza avere consacrato i propri lavori con il sangue dell'eretico, poiché senza spargimento di sangue nessun uomo può essere salvato. Pertanto, per adattarti al tuo lavoro ed assicurarti la salvezza, dovrai, in aggiunta al tuo precedente giuramento di obbedienza al tuo ordine e di lealtà al Papa, ripetere dopo di me. Inoltre prometto e dichiaro che, quando si presenterà l'opportunità, farò ed intraprenderò implacabile guerra, segretamente o apertamente, contro tutti gli eretici, protestanti e liberali, così come indicatomi, di estirparli e sterminarli dalla faccia della terra, e che non risparmierò né età, né sesso o condizione, che impiccherò, brucerò, devasterò, bollirò, stroncherò, strangolerò e seppellirò vivi questi eretici infami. Squarterò gli stomaci e i grembi delle loro donne e frantumerò contro i muri le teste dei loro bambini, così da annichilire per sempre la loro razza esecrabile. E quando ciò non potrà eseguirsi apertamente, userò segretamente la coppa che avvelena, la corda che strangola, l'acciaio del pugnale o la pallottola di piombo, incurante di onore, rango, dignità o autorità della persona o delle persone, qualsiasi la loro condizione di vita, pubblica o privata, così come in qualunque momento mi sarà ordinato da qualunque agente del Papa o superiore della Fratellanza della Santa Sede, la Compagnia di Gesù, in conferma del quale io con la presente dedico la mia vita, la mia anima e tutti i poteri corporali e con la daga che ora ricevo io sottoscriverò il mio nome scritto con il mio sangue in testimonianza di ciò. E se mi dimostrassi falso o debole nella mia determinazione, possa la mia fratellanza e i soldati della milizia del Papa tagliare le mie mani e i miei piedi e la mia gola da orecchio a orecchio, la mia pancia sia aperta e il zolfo bruci ciò che è all'interno, con tutte le punizioni che possono essere inflitte su di me in questa terra, e la mia anima sia torturata dai demoni nell'inferno. A questo punto lui scrive il suo proprio nome con la punta della daga intinta nel suo proprio sangue, preso dal suo cuore. Il superiore dice ancora altre cose e alla fine dice: vai, pertanto, in tutto il mondo e prendi possesso di tutte le terre nel nome del Papa. Chi non lo accetterà come vicario di Gesù e come il suo viceregente sulla terra, lasciate che sia maledetto e sterminato. Bene, ragazzi, questo è il giuramento gesuita di induzione e qui termina la prima parte dell'articolo. La seconda parte dell'articolo, a cui dedicheremo un prossimo video, riguarda i legami tra gesuiti e massoneria. Speriamo che l'articolo vi sia piaciuto, come al solito lasciamo a voi commenti, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di seguirci sul gruppo Facebook. Un caro saluto a tutti e ciao!